Sempre per la serie Libri misconosciuti di autori molto famosi, oggi andiamo a recensire un libro piccolo, interessante e direi piuttosto raro, che è questo qui. Si chiama A Parigi, è di Honoré de Balzac e diciamo che è un libro un po' particolare, molto interessante, soprattutto per chi ama Parigi. Infatti potrei dedicare questo video alla mia grandissima amica Clara, che segue anche le mie recensioni, per cui un bacione enorme. Sicuramente chi ama Parigi e chi abita Parigi apprezzerà questo piccolo saggio. Non saprei neanche se definirlo come saggio, però diciamo che appunto è un libretto che tratta proprio di Parigi, non ha una trama, non è un romanzo, è una enorme descrizione, che descrive Parigi e la sua gente, soprattutto la sua gente. Dovete sapere che Honoré de Balzac, ha un corpus di opere mastodontico, tutto riunito nella cosiddetta comédie humaine, la commedia umana, tutto ciò che Balzac riesce a percepire riguardo all'uomo, ma in particolare all'uomo parigino. È un corpus formato da romanzi, novelle, trattati, scritti vari che vengono tutti raccolti in questo enorme corpus letterario. Balzac, adesso vi faccio capire un po' l'epoca, anche se è molto famoso, per cui penso che molti di voi lo conosceranno già. Balzac nasce nel 1799 a Tours e muore nel 1850. Quando aveva 15 anni si trasferì a Parigi e si innamorò follemente, perdutamente di questa città che stava cambiando completamente la sua faccia, perché stava passando da un'epoca pre-rivoluzionaria e poi rivoluzionaria all'epoca napoleonica e poi all'epoca romantica post-napoleonica, ed è un'epoca in cui nasce veramente l'idea di metropoli, di grande città. Diciamo che Balzac viene di solito considerato il padre dei romanzi che riguardano la grande città ed è il primo che rende Parigi nei suoi scritti come metropoli. Beh, in effetti sono diverse le innovazioni che caratterizzano quest'epoca, per esempio l'illuminazione a gas, per esempio la ferrovia che diventerà di capitale importanza in tutto, nell'economia, negli spostamenti, nella guerra. Quindi Balzac sta osservando una Parigi che diventa moderna e diventa anche molto molto dandy. Dovete sapere che Balzac è un amante del lusso, è un amante dei soldi. Presto nasceranno anche i poeti maledetti e poi il dandismo. E Balzac, diciamo, è un precursore del dandismo. È anche il padre del realismo francese, poi Émile Zola col suo naturalismo dovrà anche fare i conti con Balzac. Però immaginatevi questa Parigi, peraltro senza Tour Eiffel, perché questa Parigi che è ancora romantica, sono gli ultimi anni poi della Parigi romantica, perché nel 1850, quando Balzac morirà, poi Parigi cambierà completamente la sua faccia, perché col secondo impero, che poi porterà Napoleone III, anche l'edilizia cambierà completamente, appunto. Verrà costruita la Tour Eiffel, siamo già verso fine secolo, e quindi nascerà, ecco, quella Parigi di seconda metà dell'Ottocento, più come la conosciamo oggi. Qui siamo ancora una Parigi un po' precedente alla nostra concezione di Parigi, ma comunque è una Parigi che chi conosce bene Parigi riconoscerà sicuramente. Lui è innamoratissimo di Parigi, per lui Parigi è come se fosse una bella donna. Si ha sempre questa impressione di una Parigi quasi personificata, questo non soltanto in questo libricino, ma un po' in tutta la sua comédie humaine. Tra tutti i personaggi che lui inventa, che lui cita, di cui lui parla, Parigi stessa diventa un personaggio. E questo libricino, che è proprio corto corto, proprio perché non c'è una trama, non c'è, è soltanto una descrizione. Questo libricino descrive proprio Parigi come
Personificazione, infatti ha diversi capitoli che corrispondono alle diverse parti di Parigi, quindi diversi ambiti, gli ambiti dei boulevard, gli ambiti di alcuni quartieri, gli ambiti della stazione, insomma, sono diversi aspetti, diciamo, di Parigi che però contribuiscono a renderla unica, a renderla quello che è. Si vede che Balzac ha un amore-odio con la modernità, perché da un lato apprezza le innovazioni, dall'altro rimpiange quello che sta scomparendo. Infatti, c'è un capitolo che viene proprio chiamato La Parigi che scompare. È affascinato anche dai rivolgimenti politici che stanno caratterizzando Parigi. Siamo nel periodo in cui, ovviamente, dopo Napoleone, si cerca di restaurare, cioè il periodo della restaurazione con Carlo X, che poi però viene detronizzato e prenderà il suo posto Luigi Filippo d'Orléans, che era un re, ma era un re più liberale, non dico democratico, ma sicuramente liberale, e comunque stanno nascendo istanze democratiche anche dentro Parigi. Poi verranno soffocate col Secondo Impero, ma comunque è un periodo di fermento, un periodo di rivolgimento, è un periodo in cui ci sono moltissimi borghesi, moltissimi arricchiti anche. E Balzac da un lato guarda con distaccata ironia questi arricchiti, dall'altro però anche lui è affascinato, lui è più ricco, più nobile, infatti lui apprezza l'aristocrazia, ma in fin dei conti quello che veramente conta in questa nuova Parigi sono i soldi e lui è un grandissimo amante dei soldi e del lusso. E Parigi, con tutte queste istanze, diventa una città molto contraddittoria e lui si diverte a enumerare queste contraddizioni. Ed è proprio a partire da queste contraddizioni che ho scelto il brano da leggervi oggi. E il brano è tratto dal capitolo Parigi nel 1831. Paese dei contrasti. Centro del fango, dello sterco e delle meraviglie, del merito e delle mediocrità, dell'opulenza e della miseria, della ciarlataneria e della celebrità, del lusso e dell'indigenza, delle virtù e dei vizi, della moralità e della depravazione. Dove i cani, le scimmie e i cavalli sono trattati meglio degli esseri umani, dove si vedono uomini compiere le mansioni di cavalli, di scimmie e di cani. Dove certi cittadini sarebbero buoni ministri e dove certi ministri sono pessimi cittadini. Dove si va tanto a teatro e dove si dice tanto male degli attori. Dove ci sono persone ragionevoli e altre che si fanno saltare le cervella o vanno in mongolfiera. Dove i repubblicani sono più scontenti da quando c'è la migliore delle repubbliche. Non c'è proprio la repubblica, però diciamo che ci sono appunto delle istanze liberali. Anzi, alcuni prendevano anche in giro il re Luigi Filippo d'Orléans perché era come se non fosse un re, diciamo, era come se fosse il capo di una repubblica. Dove ci sono meno buoni costumi e più moralisti, dove c'è il maggior numero di pittori e il minor numero di bei quadri, dove ci sono ovunque rimedi a ogni male, medici bravi e tuttavia troppi malati, dove ci sono più carlisti di quando il sovrano si chiamava Carlo X, dove ci sono più stranieri e provinciali che parigini, dove ci sono più religioni e dove le chiese sono vuote, dove ci sono più giornali che abbonati. Dove si vedono ancora un gallo, un'aquila e un fiordaliso su parecchi monumenti, dove c'è la migliore polizia del mondo e più furti, più filantropi, opere pie, ospizi, eppure più sventurati. Parigi è una fonte di desiderio per quanti non l'hanno mai vista, di felicità o di infelicità, a seconda della sorte, per chi vi abita, ma sempre di rimpianti per chi è costretto a lasciarla. E qui chi ama Parigi sicuramente si ritroverà, perché poi Parigi si è cambiata, però ha cambiato faccia dal punto di vista edilizio, dal punto di vista estetico, ma forse a livello di mentalità e a livello di persone non è poi cambiata così tanto, almeno da quanto mi si dice. Comunque molti di questi tratti contraddittori vengono ritrovati anche descritti da Dickens nella Londra dell'epoca vittoriana, perché poi alla fine l'epoca comincia a diventare sempre la stessa e alcune contraddizioni che Balzac descrive per Parigi poi si ritrovano anche in altre città europee, come per esempio Londra. Proprio poi Dickens prenderà molto a cuore il discorso degli ospizi e della carità, ma dei poveri
poveri e degli sventurati. Quindi qui riconoscete anche temi relativi ad altre letterature comparate, diciamo, ecco. Nulla, non so sinceramente se consigliarvi o non consigliarvi questo libro, nel senso che non è nulla di che, è semplicemente una descrizione. Se non vi piacciono le descrizioni, andate su altro, ma se vi piace Parigi, sì, vi consiglio di leggerlo perché vi ritroverete. Questa edizione mi sa che è anche l'unica ed è di Passiglia Editori e questo è a cura di Maurizio Ferrara. E non si trova molto facilmente, però comunque si trova, io l'ho trovato da Feltrinelli. E nulla, se vi interessa, buona lettura e noi ci vediamo al prossimo Momento Libro. Ciao ciao!